come si fanno video. I video si fanno facendo video. Cioè devi prendere una videocamera o un qualsiasi dispositivo atto a registrare e mettertelo davanti e iniziare a fare le riprese. Dice, ma io non so che cazzo devo dire. Beh, allora qui mi viene da chiederti come sia possibile che tu riesca sempre a monopolizzare le conversazioni quando ti trovi con amici e parenti al punto tale da fare due palle così a chi ti sta intorno, e ora che potresti realmente avere uno spazio tutto tuo davanti alla videocamera per dire quello che ti pare, non riesci neanche a concludere la prima frase di apertura. Beh, a dire il vero, la telecamera inibisce, ci mette a disagio. La telecamera è un po' come se fosse un pubblico reale, no? E noi abbiamo paura del pubblico reale. Però ti posso assicurare per esperienza che l'esercizio e la ripetizione aiutano. La prima volta è difficile, è vero, però la seconda è sempre difficile, ma è un po' meno difficile della prima. La terza è ancora un po' meno difficile e così via. Il vantaggio con una videocamera, a differenza del pubblico reale, è che puoi esercitarti tutte le volte che ti pare. Una videocamera ce l'hai lì, la monti sul treppiedi e inizi a registrare. Ovviamente il pubblico non ce l'hai sempre a disposizione e non è così facile avere sempre un pubblico per potersi esercitare, no? Viene una cagata? La rifai. La seconda volta verrà meglio. Non sei ancora soddisfatto? Lo rifai una terza volta e poi una quarta volta e così via. E così scoprirai che l'esercizio e la ripetizione sono veramente le uniche due tecniche che possono aiutarti a fare i video. Quindi, come si fanno i video? I video si fanno facendo video.